No, sai che c'è questo, di solito, perché anch'io caratterialmente sono uno che parte bene e poi si sciupa nel corso anche degli interventi, perché mi faccio prendere da quella che è un po' la mia natura. Io sono un po', insomma, fumino. E questo frega perché poi anche se sei dalla parte della ragione, diventi, insomma, eccessivo, eccetera. Quello che qualche volta ho sentito è che qualcuno, non critica, però osserva, dice, ma però potrebbero essere un pochino più diplomatici, potrebbero essere Sì, un pochino più quello sì. soft, meno dire le No, stesse cose senza proprio bisogno però è la caratteristica mia, io sono un po' sgrammaticato, un po' grezzo, no? Diciamo, No, ma sono un po'. io sono d'accordo, parli Sì, ma comunque ha ragione Paolo, ora io ho certo. fatto la battuta, però il discorso. Voi dovete, tra virgolette, o volete rappresentare quella che è la coscienza di quelli che non ce l'hanno completamente pulita, nel senso tutte le malefatte che vengono in qualche modo sottaciute, non guardate che. Quindi una volta che uno ha scelto di avere come missione, mettiamola come vi pare in questa maniera, questo discorso, cioè quello che va fatto non solo il discorso della provocazione, quindi il discorso che diceva lui del blog o del giornale o roba del genere, è, diciamo, potrebbe essere una maniera, cioè di scrivere, dire per benino quelle che sono le cose, chiaramente con le prove, con quelle che sono le cose, eccetera, eccetera. No, ovviamente, ovviamente, Perché nell'inizio uno si riferisce. in quella maniera, cioè, viene visto come una situazione di un professionista che prende e ha il coraggio di dire le cose che altre persone non hanno il coraggio di dire o non possono dire perché sono ammanigliati o Però roba del sai. genere. Mentre facendo in questa maniera qui, diciamo, forse sarà meno incisivo perché sembrerebbe meno provocatorio. Guarda, ti faccio Capito, poi però conosco perché mi hanno fatto se no, se domanda no viene anche. fuori il discorso, l'immagine che ha la persona, questi lo fanno apposta per rompere i coglioni, per tenersi, per avere importanza, per farsi vedere, punto e basta, tanto più o meno le cose si sapevano già, qualcuno ci sta, tutti ti diranno, ci stavamo già pensando, non c'era bisogno che venissero loro, capito? È quello Però che io volevo dire. guarda, io ti dico solo questa cosa qui. Se dal 2001 a oggi, quindi, sì, al 2016, non è mai successo niente, nessuno ha mai bloccato o ha mai elevato all'opinione pubblica. Il problema di Marina è che non si poteva dire niente, ma io ti dico, lo rifarei. Se oggi se ne parla e se ne discute e si dà noia, io non cambio niente, anzi lo rifarei, lo direi, perché sono l'unico modo, perché io ho letto tutte le carte, ci sono esposte, ci sono denunce, la gente che si era all'epoca lamentata, non hanno mai bloccato niente, ma perché? Ma perché non erano stati decisivi? Io su quello lo metto di Ho scotto, cioè quando capito, si arriva al quando ce vo, ce vo, come dici. il migliorarsi, tanto di cappello, cioè, ovvio, io cerco sempre di, nel mio piccolo, di migliorare, io ho detto, non ho fatto scuola, voglio migliorare, però ripeto, non è, questo è, questo era secondo me, poi posso piacere, Se è una però cosa viene impostata in un modo, può avere anche gli sì, addetti, certo. possono venire anche altre persone che vengono ad aiutare, a fare.